In Red Dead Redemption 2 ci sono tantissime attività e tantissimi oggetti unici da collezionare. A volte però capita che le due cose non siano separate e un'attività possa dare oggetti unici da collezione. È il caso della quest secondaria Gli uomini più nobili e una donna, che ci premierà con le quattro armi dei pistolieri leggendari. Il tutto inizia a Valentine, nel saloon dove incontreremo il famoso pistolero Jim Boy Calloway e il suo biografo. Questi ci daranno la foto dei quattro compagni di Calloway con la missione di recuperare da loro testimonianze su quest'ultimo. Il fine sarebbe quello di scrivere un libro sulle prodi gesta di Calloway, ma il ritratto che ne verrà fuori sarà tutt'altro che lusinghiero. Ma andiamo alla parte che ci interessa di più, ovvero le armi. Per avere le armi dovremo innanzitutto incontrare i Magnifici 4 e parlare con loro. Per fare questo guardiamo la foto e leggiamo la didascalia. A questo punto apparirà sulla mappa il luogo dove trovarli. Io ho iniziato con Black Belle, che non ci darà nessuna arma, ma l'incontro con lei è obbligatorio per il proseguo della storia e la possibilità di ottenere l'ultima arma. Una passeggiata comunque. Il secondo è Emmett Granger. Una volta arrivati da lui, dovremo lavorare nel suo porcile in cambio delle informazioni. Purtroppo, una volta che avremo finito, Granger non rispetterà la sua parte del patto, facendoci arrabbiare. Il tutto si tradurrà con un duello al quale Granger si presenterà armato di coltello da lancio. Granger è velocissimo, non sottovalutatelo. Una volta sconfitto, potremo raccogliere la sua arma, Granger's Revolver. Dopo aver fotografato Granger, passiamo al prossimo bersaglio, Billy Midnight. Nonostante il nome da idolo pop degli anni 80, Billy Midnight è un paffuto alcolizzato che ama viaggiare in treno senza meta. Basterà chiedere di lui alla biglietteria e ci verrà subito indicato dove trovarlo. Anche Billy, purtroppo, come Granger, sarà restio a parlare con noi e dopo un breve inseguimento dovremo sfidarlo a duello sul tetto del treno. Una scena davvero molto evocativa, Billy è veloce come un fulmine, inoltre si inginocchierà prima di sparare, riducendo l'area da colpire. Una volta sconfitto potremo fare la foto anche a lui e raccogliere la sua arma, Midnight Pistol. Il prossimo sulla lista è Flaco Hernandez. Flaco è un messicano corpulento in fuga dalla legge con la sua banda. Difatti lo troveremo nell'ultimo posto dove un sudamericano sarebbe a proprio agio con il sombrero sulla testa, tra le montagne ghiacciate. Essendo protetto da una manciata di scagnozzi, per raggiungerlo avremo due possibilità, spaventare i suoi uomini oppure ucciderli tutti. Una volta risolto questo problema, chiameremo Flaco e lo inviteremo a uscire dal suo nascondiglio, cosa che non gradirà, ovviamente, costringendoci al duello. Flaco non dà il meglio con le temperature rigide e personalmente l'ho trovato molto lento e molto meno pericoloso di Granger e Midnight. Detto questo, la sua pistola Flaco's Revolver sembra essere la migliore delle tre ottenute finora. Dico finora perché non potremo tenere l'ultima delle quattro pistole fino all'inizio del capitolo 5, quando avremo la possibilità di incontrare nuovamente Calloway e il suo biografo a Saint-Denis e continuare la quest. Per farla breve, Jed, il cugino di Calloway, fu ammazzato a tradimento dall'acerrimo nemico di Calloway, Slim Grant. 20 anni dopo, Grant divenne lo sceriffo territoriale di New Hanover. Per concludere il libro di Calloway, serve a questo punto un confronto tra i due. Dopo molti chilometri a cavallo riusciamo a combinare l'incontro, che ovviamente finisce malissimo. Una volta costretti a sconfiggere Calloway in duello, potremo prendere la sua pistola, che è la più forte e la più bella di tutte le quattro. Porta inoltre un piccolo easter egg inciso sulla canna, Canis Canem Edit, cioè il titolo del videogame di Rockstar conosciuto anche come Bully. Queste erano le quattro pistole leggendarie, ma ci sono ancora tante armi da trovare e le scopriremo nei prossimi video.